Buonasera a tutti voi, eccoci ad iniziare questa sessione in cui dialogheranno la scienza e la teologia e presenti al dialogo per la teologia il Dipartimento di Teologia Dogmatica con il professor Nitrola e un docente aggiunto, un docente invitato che è il Vescovo di San Miniato che già la volta scorsa abbiamo ascoltato e che ci darà il punto di vista propriamente di un pastore che è impegnato dentro nel cammino, nella vita della sua Chiesa. E è un passaggio importante, naturalmente il dialogo con persone che cambiano può essere arricchente, può essere anche più difficile. Questa sera questo dialogo sulla Chiesa e sulla speranza che la Chiesa è chiamata ad annunciare, no, entrano per noi in questo incontro, sempre il nostro professor Burgio, non ha bisogno di presentazione, e la professoressa Lucangeli, e sarà una presentazione dal loro punto di competenza, così come il professor Nitrola, che è il nostro professore nella facoltà di teologia delle materie relative all'escatologia, e poi, come vi dicevo, il Monsignor Migliavacca, Monsignor Andrea Migliavacca, che è il Vescovo di San Donato, di San Miniato. E naturalmente la successione sarà questa. Anzitutto il Dottor Burgio, e credo che dovremo prestare particolare attenzione perché quello che ci va dicendo oggi riguarda una delle situazioni più particolari che la pandemia oltretutto sta rivelando o svelando, cioè questa situazione della moltiplicazione del cancro e di conseguenza di quali potrebbero essere le speranze anche a livello di cura o a livello di intervento su una realtà che produce tanti più morti della pandemia. No? E a seguire il professor Nitrola, a seguire il Monsignor Migliavacca, e a concludere la professoressa Daniela Lucangeli con quella prospettiva sui bambini che dovrebbe aprirci ulteriormente alla speranza perché sono quelle nuove generazioni che hanno bisogno di orizzonte, hanno bisogno di prospettiva, essendo quelle che in questo momento sono anche forse insieme con gli anziani, quelle più messe alla prova. Grazie della vostra partecipazione. Immediatamente allora al dottor Burgio la parola. Bene, io ho pensato questa volta, siccome ci siamo lasciati l'ultima volta con una visione un po' critica di alcune prospettive della medicina moderna, oggi volevo farvi vedere come si sta aprendo una prospettiva nuova, a mio parere che dà molta speranza. L'ultima volta avevo sottolineato come un limite della medicina moderna è quella di affrontare troppo spesso soltanto gli effetti del male, senza curarsi delle vere cause profonde, e questo un po' a tanti livelli. Avevamo visto che questo ha portato a degli errori. Per esempio, nei confronti delle malattie infettive, a un abuso di sostanze chimiche, in particolare degli antibiotici. Ci siamo dimenticati, lo vedevamo l'altra volta, che noi siamo una piccolissima parte della biosfera e abbiamo disseminato la biosfera stessa di sostanze microbicide, dimenticandoci che il nostro microbioma, anche interno, è fondamentale per la nostra stessa vita. E abbiamo rischiato di disordinare tutto questo con tutta una serie di sostanze, insetticidi, erbicidi, pesticidi e soprattutto antibiotici
che sono andati a disseminarsi talmente tanto che sono aumentate le antibiotico resistenze. Insomma, abbiamo fatto una guerra, come si vede ormai ovunque, indiscriminata alla biosfera, al punto tale che la stessa OMS dice: stiamo rischiando di perdere gli antibiotici, di trovarci con veramente un'epoca post-antibiotica, e sarebbe drammatico. Allora, un altro problema abbiamo già affrontato varie volte e lo rivedremo anche nelle ultime lezioni, quello della pandemia. Io ho appena pubblicato, e per ora lo enuncio soltanto, è uscito proprio stamattina in versione sia italiana che inglese questo ultimo articolo, di cui vi parlerò la prossima volta. Questa prima pandemia dell'antropocene, in qualche modo ne abbiamo già parlato. Quello che sottolineo nell'articolo è che questa pandemia è il sintomo di due grandi epidemie, sia quella delle malattie cosiddette zoonotiche, cioè malattie che derivano dagli animali e si trasformano in pandemia, ma anche dell'epidemia di malattie croniche, infiammatorie, tumorali, di cui abbiamo parlato l'ultima volta e di cui io vi ricordo, per poter poi entrare in questo ultimo capitolo che oggi tratteremo rapidamente insieme, che è il cancro. Perché normalmente se ne parla poco, questo grande aumento di patologie infiammatorie, croniche, degenerative, viene spiegato molto spesso in maniera un po' superficiale. Vedete, vi ricordo questi grafici che vi ho fatto già vedere, per cui scorro veramente tra le immagini. Una cosa che ci ha colpito molto negli ultimi anni è che l'obesità, che nel bambino non esisteva quando io ho fatto la mia specializzazione in pediatria 30 anni fa, non esisteva l'obesità, era una sindrome, si diceva genetica, che vedete qui. Ebbene, ormai 10-12% dei nostri bambini sono obesi, l'obesità trascina con sé il diabete secondo giovanile, sia aumentano le allergie e le malattie autoimmuni. Come vi ha fatto vedere molto bene l'ultima volta la professoressa Lucangeli, siamo in piena epidemia di disturbi del neurosviluppo e di autismo, di disturbi dell'umore e di malattie neurodegenerative. Allora, tutto questo, come vi dicevo qualche giorno fa, la settimana scorsa, è stato, a mio parere, a nostro parere, interpretato in maniera un po' semplicistico, sulla base di un discorso secondo cui il DNA commette spesso degli errori. Ora, questo modello lineare, che ormai ha quasi 70 anni, viene chiamato il dogma di Crick, è stato lungamente criticato, e stiamo arrivando a capire sempre di più che la situazione che stiamo vivendo non è indizio di errori appunto del DNA, ma del fatto che noi abbiamo cambiato troppo rapidamente l'ambiente in cui viviamo, il modo in cui viviamo, siamo esposti a talmente tanti stressors, non solo inquinanti, ma anche situazioni particolari di stress, per cui il nostro sistema psico-neuroendocrino si sta alterando, e questo nella prima fase della vita. Allora, come dicevamo, ve l'ho già accennato varie volte, lo stress materno-fetale, ovvero gli inquinanti e varie altre situazioni ambientali della prima parte della vita, stanno creando nell'embrione e nel feto le premesse di una, diciamo, sprogrammazione epigenetica. Questa volta non vi parlo più di questo, vi faccio vedere soltanto come l'interpretazione più recente di questa dottrina, ormai possiamo dire più che teoria, delle origini embriofetali della malattia, vale soprattutto nel cancro. Vi ho fatto vedere che questo era la prima slide del primo congresso mondiale sulle origini delle malattie. Vi avevo ricordato questo approccio che stiamo seguendo, e vi avevo fatto vedere come questo aumento riguarda tutte le patologie, in particolare anche i tumori. Ecco, adesso entriamo in questo grande tema. Perché è importante? Ma perché nel giro di pochi decenni ormai un cancro, purtroppo, colpisce circa la metà della popolazione. Cioè, ormai, penso che non lo sapevate, o probabilmente molti di voi non lo sapevano, una persona su due nel nord del mondo prima o poi fa un cancro. La cosa veramente assurda è che alcuni di questi tumori, come il carcinoma della prostata o il carcinoma del colon o del polmone, ormai colpiscono veramente grande parte della popolazione, e a livello femminile i tumori della mammella.
Ora, notare che tutto questo è emerso nell'ultimo secolo, perché prima il cancro era una malattia rara. Capite perché non ha senso pensare che il DNA abbia cominciato a sbagliare. È molto più probabile che ci sia qualcosa che lo induce in qualche modo a modificare il suo software, come abbiamo visto già altre volte. Ora, rapidamente vi faccio vedere in che modo stiamo cercando di affrontarlo tutto questo. Vedete, con grande sorpresa, i tumori aumentano soprattutto nei paesi cosiddetti in via di sviluppo. Non è una bella definizione, ma la si usa e la accettiamo per ora. Ma aumentano soprattutto nei bambini. Questo era ancora una volta del tutto inatteso. Vedete il grafico? Questi sono grafici che abbiamo ricavato dai più importanti studi epidemiologici. Il cancro è diventato nell'infanzia la prima causa di morte per malattia. Tutti i dati che immagino non conoscevate, perché se ne parla pochissimo. Io nel secondo congresso mondiale sulle origini fetali delle malattie a Londra nel 2019 ho proprio raccontato quello che è stato il nostro lavoro in questi 15 anni. Vedete, questo era Renzo Tomatis, lo ricordo sempre con grande affetto, è stato il nostro direttore scientifico per molti anni, era anche il direttore della IARC, dell'Agenzia Europea di Ricerca sul Cancro. Questa era la slide con cui l'ho ricordato all'Accademia del Belgio nel 2012, nel quinto anniversario della sua morte. È stato veramente un grande, perché vedete, già nel 79 aveva detto: guardate, aumenterà il cancro nelle prossime generazioni, aumenterà nei bambini, perché sono esposti a troppe sostanze cancerogene. Notate la data, 1979, Renzo Tomatis, veramente profetico. In Italia è stata faticosa far entrare questo racconto delle nostre ricerche, l'ho potuto fare grazie all'aiuto di questi due grandi personaggi, il professor Masera, mio grande amico, e devo dire veramente è stato il più grande oncoematologo pediatra italiano, e Benedetto Terracini, grande epidemiologo, i quali mi hanno invitato a parlare finalmente delle nostre ricerche nel 2013. E io ho fatto vedere una serie di dati. Allora, anche qui corro rapidamente, perché questo congresso era un congresso importante, io avevo 40 minuti, adesso in pochi minuti vi faccio vedere veramente soltanto i passaggi fondamentali. Vedete, questo è il più grande studio europeo di ricerca epidemiologica sul cancro, guardate l'aumento massimo di tumori negli ultimi 30 anni, concentrato nei primi 2 anni di vita. Questo era veramente inatteso. Allora io sottolineavo come questo deve essere collegato all'aumento delle altre patologie e rivela l'esposizione fetale molto precoce a tantissimi fattori di rischio che stanno facendo aumentare alcuni tumori che prima erano rarissimi nel bambino, in particolare i tumori del sistema nervoso centrale, e ne stiamo seguendo purtroppo veramente tanti, e alcuni tumori rarissimi come il neuroblastoma e il rabdomiosarcoma, che non sono più così rari. Lancet nel 2018 conferma le nostre analisi, sottolineando come non è tanto la leucemia common, cioè quella più comune, che è stato il cancro più frequente nell'infanzia, ad aumentare, ma appunto queste patologie rare. E soprattutto sottolineando come c'è un aumento di 8 volte dei tumori infantili rispetto ai casi cosiddetti attesi nel primo anno di età. Ora, tutto questo va spiegato e non si spiega con la teoria dominante dei tumori, che io adesso rapidamente vi illustro. Normalmente si continua a ripetere che il cancro è dovuto essenzialmente a modifiche casuali del DNA. Questi sono i due articoli più famosi degli ultimi 20 anni, Fogelstein, che vi faccio vedere qui, il quale sottolineava già 30 anni fa che il cancro sarebbe dovuto a modifiche casuali di alcuni geni, che lui chiama oncosoppressori, ovvero oncogeni, e sottolineano questi autori, fra cui Fogelstein, che il cancro sarebbe essenzialmente sfortuna. Ecco, noi ci siamo sempre rifiutati di considerarlo così, abbiamo sempre sottolineato che questa lettura cosiddetta darwiniana del cancro, e cioè del fatto che il cancro sarebbe dovuto a veramente al caso che colpisce questi geni, secondo noi non è reale. Allora, cosa abbiamo cercato? Ovviamente noi non siamo, siamo vari ricercatori, questo è un grande biologo molecolare
che su Nature già nel 2010 notava come queste alterazioni sono frequenti in tantissime patologie e non sono la vera causa del cancro. Facevano notare, per esempio, vi faccio vedere queste immagini, come nel cancro sono presenti non le 5-6 mutazioni di cui parlano Fogelstein e Weinberg, ma in un cancro noi troviamo, per esempio, cancro del polmone, 23.000 mutazioni, cancro della mammella 27.000. Allora cosa significa questo? Che in realtà il genoma del cancro è pieno di mutazioni, diventa qualcosa di anarchico, ma non è la causa del cancro, è che è successa qualcosa per cui si è via via sprogrammato questo genoma. Questo è l'articolo forse per me più importante che ho scritto nel 2018, in cui spiego quali sarebbero questi meccanismi, per cui invece sarebbero le cellule staminali dei tessuti che, continuamente bombardate da tutta una serie di fattori, come dicevo, stressogeni già in utero e comunque nelle fasi precoci della vita, vedete questa immagine è molto eloquente, come il particolato ultrafine, il fumo di sigaretta da parte della madre, i pesticidi disturbano la programmazione epigenetica fetale. Addirittura ormai giornali come questo, che sono tutt'altro che scientifici, raccolgono le nostre idee e dicono: veramente potrebbe essere in utero il problema, visto che stanno aumentando talmente tanto. Allora, già da anni, vedete, questo è 2005, Renzo Tomatis ci ha lasciato nel 2007, questi erano gli ultimi articoli su cui abbiamo lavorato insieme, abbiamo notato che il cancro, le traslocazioni, cioè le alterazioni più frequenti dei tumori infantili, cominciano molto dura. Noi abbiamo visto che il feto, vedete in questo studio, un bambino su 100 nasce già con una traslocazione. Ora, cosa significa questo? Se voi andate in località come Seveso, che è stata una delle località, come forse sanno molti di voi, in cui c'è stato un grande incidente ed si è diffusa una molecola molto tossica che si chiama diossina, voi trovate tanta gente con una traslocazione, cioè con un'alterazione genomica precisa, molto simile a quella che avviene nei contadini che lavorano coi pesticidi. Allora noi da questo abbiamo dedotto che tutto questo significa che non è la diossina o il pesticida, che sono due molecole diverse, a causare il danno, ma che il genoma è in grado di rispondere. Ora la parte tecnica ovviamente non ve la posso illustrare, ma in pratica avevo fatto vedere già in questo congresso di Londra come queste alterazioni in realtà sono vere e proprie operazioni di ingegneria genetica che fa il nostro genoma per difendersi. Allora, ovviamente, la nostra teoria è questo. Addirittura, se voi vedete in molti tumori, queste alterazioni genomiche non sono per niente dei danni, ma le troviamo in cellule diverse, come nei linfociti e nelle cellule delle pareti arteriose. Quindi, in ultima analisi, la nostra teoria, per esempio, se voi andate a Chernobyl, e voi sapete che a Chernobyl c'è stato uno dei più grandi incidenti nucleari, noi abbiamo trovato molti bambini che hanno una mutazione, una traslocazione di questo gene, e alcuni fanno tumori della tiroide, altri no. A dimostrazione che in fondo queste alterazioni sono il tentativo di difendersi in qualche modo. Ecco, anche qui non entro nei dettagli, ho lasciato alcune diapositive, per esempio questo è l'ultimo articolo su cui abbiamo lavorato con Renzo, vedete 2006, Renzo Tomatis purtroppo ci ha lasciato l'anno dopo, ma è stato un articolo fondamentale perché avevamo notato che nel primo anno quasi tutti i bambini facevano la stessa traslocazione, e cioè si aveva lo stesso tipo di reazione nel DNA di questi bambini, nel genoma di questi bambini, quando erano esposti a sostanze particolari, per esempio il Bygone. Il Bygon è quell'insetticida, quella polverina bianca che le mamme non lo sanno, ma è molto pericolosa. Allora, su questa base abbiamo anche trovato un nostro collega inglese che ha dimostrato come non è tanto il bambino che viene esposto, è sempre il bambino in utero la vera vittima dell'esposizione. Ecco, per finire, a questo punto nel 2014 con Lucia Migliore, che è una mia collega genetista, abbiamo cominciato a pubblicare due o tre studi che io qui rapidamente passo in rassegna. In questo abbiamo dimostrato che già
120 anni fa i grandi patologi tedeschi, in particolare Virchow e i suoi allievi, avevano già capito tutto questo, lo avevano già descritto, avevano fatto vedere le cellule embrionarie, loro le chiamavano, che vedevano col microscopio elettronico, e avevano detto il cancro è un tessuto che in qualche modo degenera perché è stato in qualche modo disturbato e sta evolvendo in maniera sbagliata. Grande intuizione, sono le cellule staminali, sono le cellule embrionarie, quelle che vengono disturbate nel feto, e anche le cellule staminali che sono analoghe alle cellule embrionali nei nostri tessuti. Sono le cellule che dovrebbero difenderci, ma se vengono continuamente bombardate, reagiscono, proliferano e tendono a immortalizzarsi. La lesione più frequente nei tumori maligni si chiama la metastasi, in pratica, non è legata a delle mutazioni del DNA, ma al fatto che, come nell'embrione, le cellule staminali tendono a, diciamo, diffondersi nell'organismo, migrano. Allora, tutto questo noi l'abbiamo scritto, abbiamo fatto vedere come ci sono degli enzimi che vengono attivati, in particolare questa telomerasi. Ovviamente il, come dire, l'oncologo un po' più tradizionale ancora non riesce a credere in tutto questo perché il modello è molto diverso, ma allora noi cosa stiamo facendo? E questo veramente è un po' la conclusione. Stiamo provando con una terapia che sta cominciando a funzionare e a dare grandi speranze. È per questo che io oggi ho voluto un po' raccontarvela, ve lo faccio vedere. Se voi vedete, questo è un linfoblasto, veramente questo è proprio un mieloblasto, cioè una cellula tumorale. Bene, noi abbiamo visto che esponendo queste cellule a determinate sostanze, che poi sono delle proteine embrionarie prese da un pesciolino di zebrafish, quindi veramente un pesciolino che apparentemente è molto diverso da noi, le sue proteine fanno maturare le cellule che ridiventano cellule normali. Questo ovviamente l'abbiamo visto, abbiamo visto dei tessuti tremendi come questo, con queste cellule embrionarie. Abbiamo visto che altri curavano già alcune forme leucemiche con delle molecole semplici, e quindi abbiamo comprovare questa terapia che vedete qui illustrata. Questo è il mio collega che si chiama, vedo che c'è la, mi sentite, c'è la connessione un po' instabile. Dicevo, con questo mio collega Pier Mario Biava, e questo è l'ultimo articolo che abbiamo scritto, stiamo provando con queste proteine, abbiamo alcuni bambini con dei tumori incurabili, tumori cerebrali, che devo dire, per grazia di Dio, cominciano a stare meglio. Ecco, allora volevo portarvela questa esperienza di vita. Io credo che è di studio e di scienza. Io credo che la scienza moderna va a tenere sempre più in conto che quando si disturba tutto i tessuti di una creatura in via di sviluppo, è possibile che insorgano delle malattie molto gravi, ma bisogna fare, qui ancora una volta Renzo Tomatis, questi sono i suoi ultimi articoli, bisogna puntare molto sulla prevenzione, sull'aiutare queste creature nei primi mesi o anni, e anche su terapie che, anziché mirare a distruggere semplicemente il cancro, lo cerchino in qualche modo di indurlo a differenziarsi. C'era una delle tante frasi di Albert Einstein che mi piace sempre citare. Einstein diceva, un uomo intelligente risolve i problemi, un uomo saggio li evita. Ecco, in grosso modo questo ho pensato di comunicarvi. La nostra speranza è quella di portare dei contributi importanti in questo senso. Per chi è interessato, c'è ancora online questa pubblicazione di qualche anno fa, in cui abbiamo descritto tutto questo. Vedete, i primi capitoli sono proprio dedicati a questi nuovi modelli e paradigmi. E qui io mi fermo, e poi casomai, se c'è il tempo per qualche domanda, rimango a disposizione, ovviamente. Grazie, dottor Burgio, per questa presentazione veramente che ci apre a prospettive di speranza, no? Leggere in questi termini una realtà che incide così pesantemente, quando sappiamo che magari in Italia è vero 90.000 morti in un anno di Covid, ma o 100.000, ma 180.000 di cancro, e sapere che forse si apre, togliamo il forse,
nella ricerca scientifica una nuova strada, un nuovo approccio. Questo ci induce a speranza, però è chiaro che poi rimanda ad altri impegni, ad altre responsabilità, anche alla responsabilità, alla forma di presenza della Chiesa, che naturalmente è chiamata a interpretare i segni dei tempi, a interpretare le situazioni, a entrare nelle situazioni, le gioie, le speranze, le angosce e i dolori dell'uomo, soprattutto di quello più sofferente, sono anche le gioie e le speranze, le angosce e i dolori della Chiesa, la quale si fa compagna di viaggio e essa stessa, fatta di uomini e di donne, conosce questo soffrire. Allora affidiamo a un maestro come Tonino Nitrola, il nostro professore di escatologia, una riflessione che forse sembrerà lontanissima o forse sarà vicinissima. Noi affidiamo a lui questo momento, questo passaggio. Grazie professor Nitrola, in amicizia ogni tanto mi scappa Tonino, non così, e la sua riflessione per noi. Grazie. Sentendo la conferenza così bella del professore, io mi sono fatto piccolo piccolo perché ho preparato due parole che non so cosa c'entrano con il mondo scientifico che abbiamo ascoltato poco fa, però io ci provo. Il tema su cui ho cercato di mettere insieme due idee: quale speranza annuncia la Chiesa? Quale speranza annuncia la Chiesa non è la stessa cosa di cosa fa la Chiesa. E nel tempo di Covid, quale speranza annuncia la Chiesa? È diverso nel tempo del Covid cosa è chiamata a fare la Chiesa. Per questa riflessione sulla speranza della Chiesa nel tempo del Covid e non nel tempo del Covid, mi permetto di partire da molto, molto, molto lontano, da un altro, veramente un altro mondo, dal mondo di Eschilo, nella sua tragedia Prometeo incatenato. In questa tragedia Prometeo, che è stato incatenato da Zeus a una montagna della Scizia, Prometeo cerca di rispondere al coro che lo interroga. La tragedia greca ha il suo segreto proprio in questo dialogo tra i personaggi e il coro. Il coro tira fuori i problemi, le situazioni, insomma detta il ritmo. Allora il coro gli dice: ma guarda tu che come soffri, ma che hai fatto di male? E lui risponde elencando una serie di fatti che apparentemente sembrano slegati. Dice: ho impedito agli uomini di conoscere il momento della loro morte, ho seminato fra loro speranze, ho donato loro il fuoco. Ho fatto tutto questo, ma evidentemente se tutto questo è ciò che ha provocato la punizione, tutto questo è legato. Allora, ciò che Prometeo ha fatto sostanzialmente è dare il fuoco agli uomini, ridare il fuoco agli uomini. Zeus, siccome gliel'aveva tolto, quando vede questo Prometeo che gli riporta il fuoco, mamma mia, va su tutte le furie e quindi si vendica. Il fuoco, solo per il fuoco? Beh, ma pare proprio che questo fuoco che gli uomini tornano ad avere abbia un valore molto più ampio della semplice fiamma che brucia. Il fuoco è uno strumento di cui gli uomini si possono servire per vari scopi.
Dunque, dice Eschilo, è la strada maestra della tecnica, che permette di fare progetti e di darsi da fare per realizzarli. Ecco allora che viene indicato questo misterioso legame fra tecnica e speranza. D'altronde, questo misterioso legame fra tecnica e speranza è già nascosto nello stesso termine, speranza, il PIS. In realtà questa è il PIS ha davanti un digamma che è caduto. Quindi la sua radice è vel, che è la stessa radice da cui provengono anche le parole velle, voluptas. In fondo ciò che si spera è ciò che riteniamo un piacere, un bene. E per questo, perché lo riteniamo un piacere, un bene per noi, lo desideriamo, lo vogliamo, cerchiamo di raggiungerlo. Ecco, la speranza riguarda la realizzazione di questo bene che abbiamo in testa. Insomma, la realizzazione di un nostro progetto intorno a questo bene. E questa struttura della speranza la possiamo individuare anche laddove non sembrerebbe esserci. Io spero che vada a buon fine una mia impresa, ma io spero anche che domani ci sia il sole. E questo sole in realtà è qualcosa che desidero, che sta nella mia testa come elemento di un progetto. Spero che ci sia il sole perché mi piace, spero che ci sia il sole perché devo andare al mare, spero, insomma, ecco. Ma poiché ciò che desideriamo che si realizzi, dunque ciò che speriamo, non è scontato che si realizzerà, la speranza è sempre connotata da incertezza, che in ultimo è l'incertezza dell'ora della morte. In fondo Prometeo è accusato anche di aver tolto dagli uomini la conoscenza della loro morte. Dice, prima gli uomini sapevano quando morivano e allora stavano tutti con la testa abbassata. Erano in fondo già, come già morti, non facevano niente. Immaginate se noi sapessimo l'ora della nostra morte. Non facevano niente. Togliendo dalla loro testa questa conoscenza, solo apparentemente preziosa, gli ha fatto alzare la testa, l'ha fatti camminare avanti e quindi li ha fatti sperare. Questo ha detto e dice la parola il PIS. Questa stessa parola ovviamente la ritroviamo nel Nuovo Testamento, ma il suo significato non è identico. Potremmo dire che il cristiano, i cristiani, la comunità percepiscono da subito, probabilmente in modo confuso, ma quasi un sensus fidi, percepiscono da subito che, come dice Lutero, omnia vocabula in Cristo novam significazione macipere, cioè non so se ci sono studenti o non so chi sono quelli che mi stanno ascoltando, ma traducono, tutte le parole in Cristo ricevono un nuovo significato. Vedendo in questo evento semantico un modo di trasformare, evangelizzare la realtà, se volete aiutare il regno di Dio a farsi presente, no? Le parole viste nella luce di Cristo, nella luce del Vangelo, acquistano un significato nuovo e quindi da parole che dicono il mondo vecchio si preparano a diventare parole che dicono il mondo nuovo. In Romani 4,18 Paolo sta parlando di Abramo e avendo presente la sua storia, l'abbandono della terra, l'andare dietro una promessa che sembrava inverosimile, parlando di Abramo dice qualcosa di enigmatico e di contraddittorio al tempo stesso.
Nella traduzione comune, quella che abbiamo nella testa, suona così: egli, Abramo, ebbe fede sperando contro ogni speranza e così divenne padre di molti popoli. Schlier, un esegeta prezioso, importante, ha ragione quando commenta così questo passaggio. Abramo credette contro ogni speranza, nel senso che nessuna realtà terrena poteva suscitare la sua speranza. Ha ragione, però si ferma a metà strada, resta impreciso, perché in questo modo rinuncia a tirare tutte le conseguenze per quello che riguarda la natura della speranza cristiana, che non può essere semplicemente il gioco di un paradosso. Paradosso, una radicalità. Ma allora, per capire meglio, dobbiamo andare al testo originale di Paolo, rischiando in questo modo di rinunciare a una traduzione a cui siamo un po' tutti abituati. Io non so usare, come il professore, le immagini sullo schermo. D'altra parte comincio con Prometeo, che cosa può promettere un simile inizio? Allora ho fatto così, ho scritto il versetto, che il passaggio che interessava, ma non so quanto nessuno vede niente. Ah, no, ma si vede alla rovescia. Come mai si vede alla rovescia? Dario, perfetto, lo vedi bene? Si vede perfetto. Si vede perfetto, os non alla rovescia. Pare il pida e pelpidi e pist. Bene, bene, ecco, allora il testo è proprio così: os parelpida epelpidi episteusen. Dunque Abramo credette, episteusen, e la sua fede è parelpida epelpidi. Capite che qui si sta mettendo in relazione la fede di Abramo con la elpis. Ma noi l'Epis già conosciamo qualcosa dell'Epis, perché ce l'aveva suggerito Eschilo, Prometeo, chi vi pare. Dunque, la fede di Abramo è innanzitutto epelpidi, epi, su. È una fede che sta sull'Epis. Una fede che, potremmo dire, si basa sull'Epis. Ora, facciamo bene attenzione che la Elpis con cui ha a che fare la fede di Abramo è precisamente quella che abbiamo visto con Prometeo, perché è la stessa parola. Però la fede di Abramo, che pure si riferisce all'Elpis, al tempo stesso è parelpida, dove parà più l'accusativo sta ad indicare un al di là, una non conformità, un contrasto, quasi un essere contro, quasi. Dunque la speranza, questo non serve più, la speranza su cui sta la fede di Abramo è così una elpis che però si differenzia, va contro, non tanto ogni speranza, come dice la traduzione, perché quell'ogni nel testo non c'è, ma va proprio contro la stessa elpis, ossia ciò che comunemente si intende con elpis. Noi abbiamo, loro avevano un'idea di elpis, un'idea di speranza. Bene, la fede di Abramo sta su una speranza che va contro l'idea comune di speranza. Com'è possibile qualcosa che va contro se stessa? Qualcosa che si allontana da se stessa andandole contro. Questo non è, sapete, un rompicapo insolubile. Piuttosto è la pratica ermeneutica.
che traduce la propria origine trasformandola e situandosi con essa in un rapporto tensionale che in alcuni casi può essere di distanza o di opposizione. Possiamo allora dire così: quella su cui sta la fede di Abramo è una speranza che costringe a rivedere il significato di speranza. O anche, è una speranza che trasforma la speranza, una speranza nuova, che da questo momento in poi si porrà come un altro modo di intendere e vivere la speranza. Non è semplicemente una speranza altra, cioè diversa, perché non ci sono due speranze, visto che il termine è lo stesso, e d'altronde il cristiano non è che è fatto a compartimenti stagni, di modo che quando compra un biglietto della lotteria usa una speranza, quando va a messa la lascia e ne prende un'altra. Non è una speranza altra, diversa, ma non è neanche la stessa speranza, perché alla speranza comune in qualche modo va addirittura contro. È una speranza che si affianca all'altra come il nuovo si affianca al vecchio, come l'apertura di un possibile nuovo modo di vivere la speranza. Così che da questo momento in poi sulla speranza si dovrà decidere, si dovrà scommettere se viverla nella sua forma vecchia o nella sua forma nuova ed evangelica. Cioè, possiamo pensare due modi di vivere la speranza. E il cristiano, è questo che ci dice Paolo, è esattamente di fronte a queste due speranze, una speranza vecchia e una speranza nuova, una speranza di Prometeo e una speranza di Abramo. Da una parte, la speranza, le speranze degli uomini che desiderano che i loro desideri, i loro progetti si realizzino. Sono speranze che a volte, anzi spesso, deludono, anche perché capita che siano in conflitto fra loro. È chiaro che inevitabilmente qualcuno si trova deluso. Prendete un concorso per entrare in un ministero, 10 posti, 1000 persone, ognuno spera, ma capite. O si realizza la speranza dell'uno o si realizza la speranza dell'altro. Questo accade perché si parte da un'idea propria, da un progetto proprio. E allora è chiaro, tante teste, tante idee, tanti progetti, tante speranze. E se le idee sono diverse, inevitabilmente le speranze confliggono. Dall'altra parte c'è la speranza del cristiano. Anche questa, el pis, è legata a un desiderio e a un progetto, solo che il progetto, mettiamolo tra le virgolette, è quello di Dio. Il cristiano fa suo il progetto di Dio e spera nella sua realizzazione. Spera che si realizzi il progetto di Dio che l'ha riempito e l'ha fatto vivere in una certa strada. Questa speranza, ci dice Paolo, non delude, come traduciamo generalmente, o anche non confonde, come dice il latino, infine, forse meglio, non si sbaglia. Anche se anche questa speranza avrà la sua incertezza perché i criteri di Dio non sono i nostri. Ma qual è il progetto di Dio? Il progetto di Dio è il suo piano di salvezza che è racchiuso in un nome, Gesù. Così il contenuto della speranza cristiana è Gesù, è la sua venuta. La venuta di Gesù nella grande storia del mondo, alla fine, lo chiamiamo parusia, o la venuta di Gesù
nella piccola storia di ciascuno, certamente al momento della morte. È questa speranza nella venuta di Gesù che riempiva la vita della comunità primitiva. E di questa speranza i cristiani erano chiamati a rendere ragione in prima Pietro, per esempio. Ed è così questa speranza, sempre, solo questa speranza, che deve annunciare la Chiesa. Potremmo dire è il suo proprio. Nel tempo della pandemia, inevitabilmente, si sono moltiplicate le speranze. Tutti ovviamente sperano che scompaia il virus, ma tutto sommato questo non è una speranza, è un sogno, che è un'altra cosa. Poi però ci sono le varie speranze. Potremmo dire che ognuno ha la sua. E dunque sono speranze che a volte confliggono. Prendiamo l'esempio della scuola. Alcuni genitori sperano che le scuole siano aperte perché ritengono che andare a scuola sia importante per i loro figli. Ma altri genitori sperano che le scuole restino chiuse perché hanno paura che i loro bambini si ammalino. Paradossalmente anche sui vaccini, nonostante tutto il rumore che sentiamo in questi giorni, le speranze si diversificano. In genere li vogliamo, ma i Novax la pensano diversamente. Quante speranze intorno a noi, proprio in un momento di così grande difficoltà. Quali sono quelle giuste? E chi lo sa? Tra queste speranze, cosa annuncia la Chiesa? Non dico cosa fa la Chiesa, è un'altra cosa. La Chiesa in tempo di pandemia deve chinarsi su chi soffre, come ha fatto Gesù. Ma quale speranza annuncia la Chiesa? Può sperare che la scuola sia aperta, schierandosi così da una parte e non riconoscendo le speranze degli altri? E in fondo vale lo stesso anche per i vaccini. Chi ci dice che un giorno non capiremo che avevano ragione proprio i Novax? La Chiesa è una comunità e le sue speranze sono le speranze dei suoi figli, con la loro diversità e le loro contraddizioni. La Chiesa le accoglie e lascia parlare loro e parla attraverso di loro. Ma la Chiesa è anche un'istituzione. E allora non può fare altro che stare alla sua tradizione con la T maiuscola e annunciare la speranza di sempre che è racchiusa nel grido Maranatà. È solo questa speranza che, a ben guardare, ci dà la forza di superare le tragedie di questo anno e di lavorare per un mondo migliore. Mi fermo ancora stupito che questo discorso possa avere qualcosa a che fare con il taglio di questa giornata, ma sono contento e vi ringrazio. Grazie professor Nitrola per questo intervento che in realtà costituisce, potremmo dire, quasi il solco, l'alveo dentro il quale porre non solo le speranze ma anche le fatiche in ragione di questa speranza. E allora c'è chi fatica sul campo, chiediamo al Vescovo di San Miniato, a Monsignor Andrea, di parlarci, Don Andrea, no? Lui quando mi scrive si firma Don Andrea Migliavacca, di parlarci. Punto. Vai, Monsignore. Buonasera a tutti. Ciao. Grazie a Don Dario per questa opportunità, grazie per il corso che stiamo vivendo e un saluto a tutti, ben ritrovati tutti. E quello che a me viene chiesto sullo stesso tema, cioè quale speranza annuncia la Chiesa, vorrebbe portare la voce, diciamo così, esperienziale
del campo dell'esercizio del ministero, comunque quello che nasce dalla riflessione da me, della mia coscienza come credente, come prete, vescovo e come persona che cammina con altri fratelli e sorelle. Un primo punto che riguarda questo tema della speranza e l'annuncio che porta la Chiesa, lo direi così, con questo titolo: il contenuto dice la Chiesa, il contenuto dice l'azione in qualche modo. Vorrei dire in questo modo: la Chiesa non è, la Chiesa non annuncia, la Chiesa non è fedele se non lo fa, se non vive questo proprio riguardo alla speranza. Allora la domanda è fondamentale e la direi in questo modo, la cambierei così: quale speranza annuncia la Chiesa? Cioè la domanda vera è: ma la Chiesa annuncia ancora? La Chiesa è capace di annuncio nel mondo, nel contesto di oggi, nelle vicende che noi stiamo vivendo? Dunque il tema non è, a mio riguardo, per la mia riflessione, fondamentalmente sulla speranza, se c'è o non c'è nell'annuncio della Chiesa, ma il vero tema è se la Chiesa annuncia, se è capace di parlare, di portare una parola che non può essere se non di speranza. Sono molti i testi a cui potremmo andare alla scrittura per raccogliere, per approfondire questo tema della speranza come l'annuncio della Chiesa, e mi trovo assolutamente d'accordo con quello che abbiamo appena ascoltato, che questo non riguarda il che cosa fa la Chiesa, ma fondamentalmente il che cosa è la Chiesa. Tra i tanti testi vorrei richiamare soltanto due testi che ci parlano di questo annuncio di speranza. Il primo, nel Vangelo di Marco, ma potremmo raccogliere i vari Vangeli della Pasqua, ma questo di Marco al termine del Vangelo, al capitolo 16, gli ultimi due versetti, 19-20. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. È una immagine, mi pare, molto diretta, molto evocativa, che ci dice che la parola si coniuga con i segni. La parola non è tale se non è portatrice di speranza, non è vero annuncio. Ma potremmo andare a un altro testo, a una pagina di Paolo, la prima lettera ai Corinzi, al capitolo 15, è uno di quei testi che ci riportano il Kerigma, e i versetti 12-14. Ora, se si annuncia che Cristo è risorto dai morti, come possono dire alcuni tra voi che non vi è risurrezione dei morti? Se non vi è risurrezione dei morti, neanche Cristo è risorto. Ma se Cristo non è risorto, vuota allora la nostra predicazione, vuota anche la vostra fede. Messaggio chiaro di Paolo, che dice che cosa è la speranza nell'annuncio, ed è il Cristo vivente, il Cristo risorto, e quindi l'annuncio e dono di vita, di questa vita del risorto, per ogni uomo e donna. Dunque, in questo senso voglio dire, annunciare la speranza vuol dire per la Chiesa annunciare, se no non è. Diversamente non ci sarebbe l'annuncio. Il tema viene ampiamente ripreso da Papa Francesco nella Evangelii Gaudium, che ben conosciamo, e vi voglio leggere solo la parte di due numeri che ci riportano questo tema dell'annuncio e quindi della speranza, proprio l'inizio dell'esortazione apostolica. La gioia del Vangelo riempie il cuore e la vita intera di coloro che si incontrano con Gesù. Coloro che si lasciano salvare da Lui sono liberati dal peccato, dalla tristezza, dal vuoto interiore, dall'isolamento. Cos'è questo se non un annuncio di speranza? E al numero 9 della Evangelii Gaudium, al numero 19, scusate, l'evangelizzazione, dunque l'annuncio,
obbedisce al mandato missionario di Gesù. Andate dunque, fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. In questi versetti si presenta il momento in cui il risorto invia i suoi a predicare il Vangelo in ogni tempo e in ogni luogo, in modo che la fede in lui si diffonda in ogni angolo della terra. Questo è l'annuncio, un annuncio appunto che nasce, parte dall'evento del Cristo risorto. Dunque, la domanda deve riguardare poi il nostro tempo, questi mesi del Covid, la nostra Chiesa, e chiederci come la Chiesa ha annunciato, come ha annunciato e come è stata segno di speranza. Allora, un secondo passaggio. Credo che parlando dell'annuncio e dell'essere portatrice di speranza, come annuncio nella Chiesa, non possiamo mettere come primo sguardo, almeno così a me capita, non possiamo non considerare il ruolo significativo del Papa, di Papa Francesco. Credo che per la gente, intesa in modo generale, non semplicemente per i credenti, non solo per chi pensiamo vicino alla Chiesa, ma in un orizzonte di umanità, la parola del Papa e la testimonianza del Papa, io credo che sia stata annuncio immediato, efficace di speranza. Anzitutto un annuncio con la forza dei segni, non prima di tutto con la parola, la forza dei segni. Basterebbe ricordare il 27 marzo 2020, la preghiera del Papa da solo in Piazza San Pietro, sotto la pioggia, con il suono delle sirene, una immagine fortissima di una Chiesa che annuncia in quel modo essenziale una parola di speranza. Basterebbe pensare alle messe del mattino, delle 7, molto seguite da tante persone, al di là della percezione di appartenenza alla Chiesa, per raccogliere un segno e una parola di speranza. Ultimamente il viaggio in Iraq di Papa Francesco, un viaggio che nasce dal coraggio, ma che porta la Chiesa in quel luogo che conosciamo così segnato dalla violenza, dalla guerra, dalla persecuzione che è stato l'Iraq, porta in quel luogo con la sua presenza un annuncio di speranza che non è solo per i cristiani, ma per la gente di quella terra. E poi anche certo nel Papa la forza della parola. Ricordo semplicemente, potremmo partire dalla Laudato Si, passare per la Querida Amazonia, arrivare alla Fratelli Tutti. Sono i passaggi ultimi dei documenti del Papa, tutti portatori di una parola di speranza estremamente attuale nel mondo di oggi. Allora, la Chiesa come annuncia la speranza? Beh, credo che oggi il segno e la parola del nostro Papa sia uno dei volti concreti di una Chiesa che annuncia e, notate, che raggiunge i destinatari. Non è una parola che si perde, è una parola che colpisce, che arriva. Ma un terzo passaggio. Come ancora la Chiesa annuncia? Io direi attraverso un annuncio personale. Cosa voglio dire? Voglio dire che l'annuncio di speranza oggi è risuonato non prima di tutto nella comunità come tale, oppure nella prassi ordinaria della Chiesa, quale potrebbe essere la predicazione. Ma l'annuncio di speranza passa nella storia e nei volti concreti. Mi pare quindi non genericamente in una chiesa come tale che predica, ma nelle storie concrete di quotidianità semplici, in mezzo alla gente, in quelle storie, in quei volti oggi c'è un annuncio della Chiesa che porta la speranza. Vi faccio solo evocandolo qualche esempio. È annuncio di speranza la notizia di quel prete. Ricordate, eravamo nel mese di aprile, che lascia il suo posto in terapia intensiva per un fratello, un uomo più giovane di lui, con famiglia, bisognoso delle sue stesse cure. Lascia il suo posto. E annuncio di speranza, la storia, anche sconosciuta perché semplice, della vita della gente normale, quotidiana, di quei martiri di oggi che il Papa è andato a incontrare in Iraq. Quello diventa annuncio di speranza. È la parola di un giovane che su TikTok
parla ai propri coetanei raccontando il Vangelo e parlando di cosa è per lui la fede. Allora, sono solo piccoli esempi, ma per dire che oggi la Chiesa che annuncia e che parla di speranza passa per storie concrete, semplici, di vita quotidiana, di gente normale. Per questo è importante allora l'attenzione, io credo, ai luoghi educativi della comunità. Il luogo che è la catechesi come luogo educativo, l'oratorio, le associazioni, e intendendo luoghi non come spazi, ma come processi, come percorsi che si avviano. Questo allora diventa anche un appello a tutti i cristiani, a ciascuno. Ciascuno può essere annuncio di speranza nella semplicità della propria vita, dei propri incontri, delle proprie relazioni. E allora chiedo a me Andrea, vescovo a San Miniato, che sia possibile forse anche da vescovo diventare annunciatore e portatore di speranza. Ma un penultimo passaggio. Credo oggi ci sia un luogo privilegiato di annuncio della speranza da parte della Chiesa e quindi di annuncio. E lo direi così, il luogo privilegiato sono le opere di misericordia corporale. Lo abbiamo ascoltato anche poco fa. È una Chiesa che si abbassa su chi soffre, su chi è nella povertà. E parlo delle opere di misericordia corporale, non intendendo soltanto le classiche sette, ma tutto quello che oggi è povertà, malattie, emarginazione, solitudine. Bene, in questo tempo è stato proprio più evidente riguardo al mondo della malattia, degli ospedali, l'esperienza del lutto, della solitudine, le povertà emergenti. Un esempio tra tanti è nato anche nella mia diocesi, ma so che è diffuso in molte delle nostre chiese, l'esperienza di giovani che si sono messi al servizio della carità, al servizio dei più poveri. Questo anche per evitare a chi era più avanti negli anni di esporsi al pericolo di un contagio. E quindi i giovani in prima linea nel vivere il loro servizio per portare pacchi alimentari, per fare la spesa a chi era a casa e non poteva uscire, per rispondere a una telefonata, per portare una parola di bene. A San Miniato li abbiamo chiamati Caritas Young, per usare termini inglesi, ma per dire giovani portatori di speranza, giovani di una Chiesa che annuncia la speranza. In questo ambito l'annuncio di speranza della Chiesa nell'ambito delle opere di misericordia è un annuncio che è evidente, immediatamente compreso, è efficace, direi anche che è profetico. E un ultimo punto. C'è un campo da esplorare, un campo che dobbiamo necessariamente navigare per essere Chiesa che porta la speranza, ed è il campo del mondo di Internet, o più precisamente dei social, dove chi ha la mia età, e tanti di noi siamo in qualche modo estranei e non siamo certamente i cosiddetti nativi digitali, noi abbiamo dovuto imparare a stare nel mondo dei social. C'è chi ci nasce e forse dobbiamo lasciare spazio a chi ci nasce per aiutare la nostra Chiesa a essere Chiesa che porta speranza, che annuncia speranza. Penso a un protagonismo particolare dei giovani, che è oggi indispensabile nella vita delle nostre chiese, delle nostre comunità, dalle parrocchie fino alla diocesi. Vi faccio un esempio. C'è un prete che penso conosciamo perché è notissimo nel mondo di Internet, che è Don Alberto Ravagnani. Ha tantissimi follower, soprattutto in Instagram e anche Facebook, e c'era un suo articolo sull'Osservatore Romano di lunedì di questa settimana. L'articolo ha per titolo Un challenge chiamata Quaresima, e spiega in questo articolo come per un giovane di oggi il percorso della Quaresima, che noi presentiamo normalmente come il percorso penitenziale, di conversione della Quaresima, nel linguaggio dei social si chiama challenge. E se noi lo presentiamo come challenge per i giovani, avrebbe una efficacia che diversamente le nostre parole non riescono a raggiungere. Vi leggo la conclusione di questo articolo di Don Ravagnani. Dice così: insomma, nulla di nuovo sotto il sole per i cristiani più navigati. Eppure,
Se queste sfide oggi vengono proposte dal prete medio della parrocchia come rinunce quaresimali, è facile che siano snobbate come roba da vecchi. Se invece vengono presentate, proposte dall'influencer di turno in un video su YouTube come challenge, allora riscuotono grande successo nei giovani, specialmente nei più giovani. Ecco, credo che questo sia uno dei campi dei luoghi di vita dove oggi dobbiamo essere Chiesa che annuncia speranza, cioè Chiesa che annuncia. Grazie. Grazie, Don Andrea. Professoressa Lucangeli, la parola a lei dopo un percorso che sembrerebbe, come dire, strano, perché parliamo di cancro, parliamo di situazioni che sono interpretate in un modo e la scienza incomincia a leggerli, ha cominciato da lungo tempo, ci ha detto il dottor Burgio, a interpretarlo in un altro modo e quindi ad offrire un'apertura. Questa apertura è una speranza che Don Tonino ci dice deve essere interpretata oltre soltanto una speranza umana, come una realtà che ci obbliga a cambiare. Don Andrea ci dice che dobbiamo scoprire i luoghi e i processi educativi all'interno della comunità. Lei ha tanto a che fare con i bimbi che soffrono e che soffrono probabilmente, come dire, assenza o interruzione di relazione. Io non lo so quello che lei ci può dire, ma ci dica. Don Dario, adesso non lo so neanche io, cioè... Meglio, meglio. Dopo quello che ho ascoltato mi sento proprio fuori luogo, povera di cose da dire, perché... dove c'è, io credo di poterlo dire in questo contesto, la luce che si ispira allo spirito, tutto il resto è abbastanza ombroso. Quindi io quello che vi volevo in qualche modo raccontare un po' all'ombra, cioè le radici della speranza da un punto di vista molto umano, cioè che cos'è nella nostra vita psichica, la speranza, questa è la domanda. Allora, mi ero segnata la risposta di una bimba, Mary, di 7 anni e mezzo, perché mi aveva molto colpito, perché me l'ha mandata la mamma in uno di questi, adesso diceva Don Andrea, social, cioè questa richiesta, no, di contatto e di connessione. E Mary dice, quando la speranza mi finisce, capita che piango di tristezza. Quando ritorna, capita che mi sento guarita. Ecco, quindi questa descrizione di Mary che mette da un lato il malessere, no? La tristezza, lo star male, quando finisce la speranza stiamo male. Dall'altro la guarigione, quindi il tocco, no? Dell'infinito che ci giunge, ci guarisce. E questo è un segno, no? Un segno che è anche un archetipo, che l'umanità in qualche modo ha segnato in sé. Per farvi un riassunto, per quanto si possa fare, sarà mal fatto, ecco, da parte mia della letteratura scientifica, c'è molta confusione sulla speranza. Perché? Perché non rientra nelle cosiddette emozioni, in quanto non ne ha le caratteristiche neurofisiologiche di attivazione, e non entro nel merito. Però è solo per dire, non è come la paura, non è come la gioia, un picco di Hertz nei nostri circuiti neurofisiologici. Ma non è neanche un sentimento la speranza, perché i sentimenti, ecco la parola sentimento, la mente sente, appartengono a strutture che hanno una durata, per esempio l'amicizia, per esempio l'amore, sono sentimenti, quindi hanno una durata che in qualche modo rappresenta un fluire di stato mentale. Invece la speranza ci coglie come la gioia, ma non è un picco neuroelettrico. È molto interessante questo, perché se noi siamo a immagine e somiglianza di Dio, è molto interessante capirlo. Non da ultimo, adesso io cito una cosa del tutto laica,
Ecco, la dea Spes è l'unica che non torna nel suo Olimpo. Quindi, a livello psichico, è come se portasse un segno che non è delle strutture della psiche, ma è metapsiche, metapsichiche, tra cui la cosiddetta, oggi si dice anche, propensione spirituale, propensione perché è una forza propulsiva della psiche, nell'accezione ampia fino all'anima. Quindi, rispetto alla speranza, la letteratura scientifica è un po' disorientata, al punto che la definisce forza psichica di specie. È molto interessante questo perché è proprio caratterizzata nell'umano, forza psichica di specie. Ha anche delle caratteristiche che sono collegabili a quello che diceva prima Don Tonino, l'hai chiamato Don Dario, quindi io con reverenza mi riferisco al suo nome così, cioè. E io mi sono segnata i due cardini del desiderio e della progettualità. E là dove si è parlato del progetto di Dio, io ora interpreto questi due cardini per quello che so, di quello che studio sulla psiche. E cioè è vero che la speranza è una forza psichica di bilanciamento del desiderio. In particolare, si condividono l'asse temporale. Cerco di spiegarmi. Il desiderare implica una sorta di sguardo al futuro, quindi il presente si proietta nel futuro. Io desidero, quindi proietto, no, nel futuro questa mia forza psichica. La speranza è ancora più interessante perché la speranza chiama nel presente il futuro. Ecco l'escatologia meravigliosa che si ritrova immanente nelle nostre strutture. Cioè chiama il futuro nel presente, viene il regno viene, rende presente, perdonatemi il mio linguaggio poverissimo, la preghiera, rende nel presente. La speranza rende nel presente il futuro. Quanto è forte la speranza? È forte in riferimento a tre elementi che sono pure emersi. Uno è quello dei segni, perché è il linguaggio non verbale, quindi è il linguaggio di connessione. E qui non entro perché è stato spiegato benissimo. L'altro aspetto che dà forza alla speranza è l'agentività. Cioè quanto io mi sento di agirla la speranza. Non è soltanto un futuro nel presente, ma io ho la mia parte nell'agentività della speranza. Sono io che nel linguaggio che potrebbe avvicinarsi a quello dell'escatologia cristiana, do da bere all'assetato. Non posso soltanto sperare che sia dissetato. Ma nella speranza sta la mia agentività. Non posso solo sperare che venga il regno di Dio. Io devo partecipare, devo essere partecipe. Spiacente, Psichicamente sto cercando di darvi i riferimenti di come ci sia proprio una sorta di isomorfismo tra come funziona nella psiche e come tutti i significati profondi che voi leggete teologicamente siano in veramente trasparenza, in trasparenza. Quindi desidero è dal presente al futuro, spero è il futuro nel presente in cui c'è implicata la mia agentività, il mio agire. Ecco l'ultimo passaggio verso il progetto. L'ultimo passaggio verso il progetto che implica la partecipazione all'azione. Quindi, riassunto, credo che sia una chiave fondamentale di questo tempo della storia e proprio amore dell'umano, vi leggo un brano che mi è stato mandato da un certo Giovanni, che è una persona anziana, molto anziana, quindi ho iniziato con una bimba, ora
l'altro versante della vulnerabilità, i nostri anziani. Giovanni mi scrive così: cara prof, sono un anziano disabile non mentale. È molto bello come lui si definisce, disabile non mentale. Da sempre in carrozzina. Credo di essere nato con questo mio prolungamento. Non ho mai avuto l'esperienza di camminare, eppure ho fatto tanta strada. Non ho avuto figli, ma sono stato maestro per 35 anni e ho accompagnato ogni mio alunno ad imparare a fare da solo e soprattutto ad essere se stesso. Oggi sono un osservatore alla finestra. Vedo la vita passare, la vedo inciampare e perdersi. Le regalo la mia analisi, cara prof. Il malessere e il dolore della mente di cui lei spesso ci parla, io lo conosco bene. L'ho temuto, ne sono scappato, l'ho affrontato, l'ho lottato e vinto. Sotto, ancora più sotto, nelle sue fondamenta, sta, mi creda, la mancanza di speranza. Mi ascolti, è lì che dovete cercare la causa del vuoto di luce che ci sta disorientando tutti, nella mancanza di speranza e speranze. Per cui, quando e come può, vada ad accendere un po' di consapevolezza nuova sulla speranza e, se può, non ci metta troppo tempo, perché la mia carrozzina mi ha già portato al mio capolinea. Con rispettoso affetto e stima, Giovanni. Ecco, l'ho letta fino al suo nome perché è meraviglioso tutto il passaggio che lui fa, fino all'analisi di questo buio che ci disorienta tutti come un'assenza di speranza, che allora, per quello che finora sappiamo di come funziona la nostra psiche in maniera del tutto descrittiva, ha una forza psichica impressa nella nostra specie che ci porta ad avere un'escatologia del futuro nel presente, mossa da desiderio, con una responsabilità agente in cui noi partecipiamo e in cui tutto ciò che è con speranza fa luce, cioè non smette di esistenza, non smette in esistenza. Ecco, io con questo spero di essere riuscita a stare minimamente nel tema che ci aveva proposto Don Dario. Grazie professoressa Lucangeli. Mentre ascoltavo mi venivano in mente le lezioni sull'escatologia realizzata, l'escatologia realizzantesi che nei nostri corsi si fanno, dicendo esattamente in termini teologici o nello studio dei testi biblici queste indicazioni, naturalmente con linguaggi diversi. Però mi veniva anche un'altra questione, un altro problema, che è esattamente quello legato al fatto che tutto sommato molti oggi lamentano, dicono che la Chiesa non annuncia più, non predica più l'aldilà. Ma è chiaro che se predica un aldilà, no, che sfugge dall'aldiquà, come dire, questo serve a poco. E allora è un'indicazione che mi veniva anche proprio ascoltando la distinzione tra Chiesa e Regno. Il Concilio Vaticano II dice a un certo punto, anche perché veniva da un millennio in cui la Chiesa era il Regno di Dio realizzato sulla terra, che il Regno non è la Chiesa, e la Chiesa non è ancora il Regno, ma la Chiesa è relativa al Regno, cioè germe figura, e dovrebbe essere qui, no, realizzazione di quel Regno. E in quel senso, allora, la Chiesa ha i suoi segni, ma anche il Regno ha i suoi segni. E i segni del Regno, lei li richiamava, sono i segni della speranza, sono i segni dei ciechi che vedono, dei sordi che odono, dei muti che parlano, degli zoppi che camminano,
dei morti che risorgono. Potremmo dire, dove sono oggi questi ciechi, sordi, muti, zoppi, morti, no, che recuperano la vita? Certo, in una capacità di presenza, quello che diceva Don Tonino, chinarsi, quello che diceva Don Andrea, no, pratiche di vicinanza, processi educativi. Allora, anch'io, no, come professore di ecclesiologia in questa università, vorrei dire due piccolissime cose. Che una Chiesa che voglia essere segno, germe, figura del Regno di Dio, uno deve manifestare una tensione scatologica. E la tensione scatologica è qual è? Non fermarsi soltanto ai segni della Chiesa, ad esempio i sacramenti, detta secca, non limitarsi soltanto a dire messa, no, ma annunciare, manifestare con prassi, con processi, con forme di presenza il Regno di Dio, quindi pace, quindi giustizia, quindi impegno, quindi sostegno, ad esempio, a coloro che costruiscono pace e giustizia, e camminare insieme con questi. L'altro, riserva escatologica, cioè combattere contro tutto ciò che in realtà contraddice il Regno di Dio. Questo potrebbe essere un elemento che unisce in un orizzonte unico, ma non confuso, i tanti linguaggi che abbiamo ascoltato, da quello del dottor Burgio che ci ha presentato l'urgenza di continuare a cercare le ragioni che ci danno possibilità di aiutare gli uomini, soprattutto gli uomini e le donne che soffrono e rischiano la vita in questa esperienza drammatica, in questa condizione drammatica del tumore, ma anche quella speranza bellissima, grazie a Don Tonino, no, di averci sottolineato, no, quell'aspetto, quella differenza, no, di una speranza contro una speranza soltanto umana, che è capace di trasformarci e che è capace di metterci dentro la vita degli uomini e delle donne di oggi. Con questo, no, invito proprio tutti e quattro a un brevissimo giro, un minuto ciascuno, in maniera tale che possiamo rilanciare ancora, come dire, qualcosa di veramente significativo in questo incontro che a me sembra sia stato davvero denso e ci permetta di avvicinare ancora di più i due campi, imparando a parlare linguaggi condivisi. Dottor Burgio. Ma sì, ma veramente un minuto per dire, cercare un po' di collegare tutto. Quando la medicina, come abbiamo visto la volta scorsa, cerca di impostare la terapia come se fosse un fatto puramente tecnico, materiale, sbaglia anche perché non si rende conto che di fronte a qualcuno che deve diventare parte attiva, fondamentale, del processo di guarigione. Se non si attiva il processo di speranza, è molto difficile che si guarisca. In questo, quello che con Daniela stiamo cercando ormai da tempo di studiare è proprio le radici, direi quasi ancestrali, delle emozioni. E la speranza è una delle più difficili da studiare, proprio perché è qualcosa di misterioso. È difficile immaginarla, per esempio, negli altri esseri viventi. È qualcosa che è puramente umana ed è come una forza enorme che fa vedere il futuro aperto anziché chiuso. La malattia nasce quando si vede il futuro come qualcosa di chiuso, di oscuro e di negativo. Ecco, quindi la speranza credo che sia una forza immensa e noi dobbiamo, noi medici, ma io penso tutti, dobbiamo veramente aiutare l'altro ad aprirsi in questo senso. Quindi credo che quello che oggi abbiamo cercato di dirci, ognuno con la sua esperienza e col suo linguaggio, sia essenzialmente questo. Tonino, mi veniva fatto di pensare che a ciascuno li chiamerei per nome perché sono quattro amici, ma non quattro amici al bar,
No, veramente. Non si può andare al bar, Dario. Così. Non si può andare. Perché non si può andare, ma quattro amici di levatura straordinaria, ciascuno nel proprio campo, che sono in grado di offrire orizzonti, prospettive, provocazioni che aprono il cuore, la mente e aprono soprattutto, come dire, l'orizzonte. Tonino. Io volevo ringraziare la professoressa perché è venuta inaspettatamente nel mio campo dell'escatologia. Questo significa che l'escatologia, anche se forse molti si lamentano che non è il tema di molte omelie, probabilmente è il tema nascosto e inconsapevole dell'esistenza umana. Questo è La ringrazio. Quello che io volevo ancora forse aggiungere è che quando si parla di speranza e il racconto di Prometeo a suo modo ce l'ha detto, Prometeo dice quello che poi ha detto la professoressa, è a modo suo evidentemente, a modo suo, ma la speranza è sempre la speranza di qualcosa, anche se non è uno che è bravo nello sperare, non significa niente questo. No? Uno, non so se uno è bravo o non è bravo nella speranza, ma uno spera sempre qualcosa. La speranza è un esercizio verso la realizzazione di un desiderio, di un bene che io ritengo tale. E in questo senso anche quello che ci diceva Don Andrea è molto in sintonia, no? Alla fine la speranza è sempre legata a qualcosa, a dei fatti, a delle testimonianze. Ecco, questo forse raccoglie un po' i vari interventi. Grazie, Tonino. Prego, Don Andrea. Grazie. Io riassumerei un po' così quello che volevo dire prima, ma anche che ho capito dall'ascolto interessantissimo di tutti i relatori di oggi. E direi che la Chiesa che annuncia speranza vuol dire che è una Chiesa che ascolta, che sa ascoltare. E il tema dell'ascolto credo che riassuma questi orizzonti di annuncio della speranza. Anzitutto una Chiesa che sa ascoltare il tempo che vive, l'ambiente nel quale noi siamo collocati, la vita della gente. Vuol dire una Chiesa che sa vedere. Prima del saper parlare bisogna saper vedere per annunciare speranza. E quindi penso ad una Chiesa che non parte primariamente dalle proprie convinzioni per annunciare la speranza, ma che si fa vulnerabile, che si lascia colpire da ciò che è la vita delle persone e l'ambiente che noi viviamo. Poi una Chiesa che annuncia speranza perché è capace di ascoltare l'altro, ascoltare chi è fratello e sorella, soprattutto la capacità di ascolto di chi vive nella propria vita il tempo del bisogno, della fragilità, della povertà. Ma vedete, non solo perché la speranza vuol dire aiutare, ma annunciare speranza mettendosi in ascolto di chi è nella fragilità vuol dire essere convinto che l'altro che è nella fragilità ha qualcosa da dire a me, ha qualcosa da dire a me Chiesa, ha qualcosa da dire a me che annuncio il Vangelo, ha qualcosa da dire a me che voglio fare del bene, l'ascolto dell'altro. E infine la Chiesa che annuncia speranza è Chiesa che ascolta, che accompagna, lo direi così, l'ascolto della profondità della vita, della intimità del proprio essere, e per chi crede è l'ascolto della voce di Dio, della sua parola, che è sempre una parola incarnata ed è la parola nell'oggi, nel nostro tempo, nella mia vita, nella tua vita. Questa Chiesa che ascolta è Chiesa che annuncia speranza. Professoressa Lucangeli. Mamma mia, che... Allora mi collego a questo passaggio dell'ascolto per raccontarvi che io, quando ho cominciato a studiare come ricercatore, avevo utilizzato una ricerca di Piaget
che cercava attraverso le domande di ascoltare i bambini per capire come si formassero la rappresentazione del mondo, di perché c'è il sole, di perché piove, di perché c'è la mamma, perché c'è la scuola e così via. E tra questa rappresentazione del mondo c'erano le domande sulla morte e le domande su Dio. E oramai sono passati 25 anni, lo scorso anno prima dell'ultimo lockdown mi sono cadute in mano tutte le schede che avevo raccolto in quella ricerca, soprattutto quella che riguardava le domande su Dio. Mi hanno commosso così tanto che io ho riproposto queste stesse domande per vedere se da Piaget a 20 anni fa a oggi la rappresentazione di Dio nei bimbi sia cambiata. E alcune di queste domande riguardavano proprio le forme, diciamo così, ingenue che i bambini mostrano su ciò che imparano, anche rispetto a nostro Signore Gesù Cristo e alla fede che noi in cui crediamo. E una bambina, vi faccio vedere il quadernino perché me la sono segnata, questa bambina si chiama Giuseppina, ha scritto questo e ha scritto: Gesù spera che noi ce la facciamo, infatti si è fatto crocifisso. Mi sembra di una bellezza che non va commentata. Gesù spera che noi ce la facciamo, infatti si è fatto crocifisso. Per me è stato un battito proprio del cuore, dello spirito. Gesù spera che noi umani ce la facciamo. Chiudiamo con pochissime righe, perché è una cosa che mi ha sorpreso quando l'ho letta la prima volta. Mi domandavo, voi sapete che il Papa, venendo dall'America Latina, utilizza un metodo particolare, vedere, interpretare, agire. E il primo, il vedere, è esattamente quello che lui ha messo in atto nel primo capitolo di Fratelli Tutti, dove racconta un'umanità e richiama anche alla pandemia veramente in una situazione drammatica. Io mi dicevo, certo è un'analisi spietata, no? E sembra senza speranza. Al termine, no, di quel capitolo c'è proprio, ci sono due paragrafi, il 54 e il 55, che titolano Speranza, no, e dice di dar voce a tanti percorsi di speranza, perché Dio infatti continua a seminare nell'umanità, no, semi di bene. No, la professoressa Lucangeli ci dice, no, che Gesù spera che gli uomini ce la facciano. Dice nell'ultimo paragrafo, il 55, così terminiamo in questo modo: invito alla speranza, che ci parla di una realtà che è radicata nel profondo dell'essere umano, indipendentemente dalle circostanze concrete e dai condizionamenti storici in cui vive. Ci parla di una sete, di un'aspirazione, di un anelito di pienezza, di vita realizzata, di un misurarsi con ciò che è grande, con ciò che riempie il cuore ed eleva lo spirito verso cose grandi, come la verità, la bontà e la bellezza, la giustizia e l'amore. La speranza è audace, sa guardare oltre la comodità personale, le piccole sicurezze e compensazioni che restringono l'orizzonte, per aprirsi a grandi ideali che rendono la vita più bella e dignitosa. Camminiamo nella speranza. Il suo invito è l'invito che lasciamo anche in questo nostro penultimo incontro. La volta prossima chiuderemo la seconda parte dell'incontro con i dipartimenti, con il Dipartimento di Teologia Morale e con la domanda intorno alla vita. Poi il 15 di aprile, dopo la celebrazione della Pasqua, avremo la nostra ultima giornata finale, in cui tireremo le conclusioni e in cui proveremo a vedere, no, che cosa abbiamo, se abbiamo seminato e abbiamo raccolto, nella speranza che si realizzi quello che diceva la mia mamma, che nel tempo di Pasqua, no, nella Settimana Santa, fiorisce ogni pianta, e quindi che fiorisca anche, no, questa nostra realtà, no, che sta provando a mettere insieme
due mondi e sta vedendo come gli elementi di incontro siano tanti di più di quelli di scontro, grazie a tutti quelli che stanno provando, no, questa grande impresa, perché è un'impresa, questa fatica, no, o questa seminagione, no, nell'attesa che fiorisca anche l'attesa e dimensione della speranza, qualcosa di veramente buono che aiuti, no, ad aprire gli orizzonti e a camminare in questa realtà del Regno di Dio che sta fiorendo in mezzo a noi. Grazie a tutti.